oggi con i visori notturni partono a mezzogiorno, nel solito tempo, i 5 minuti partono e quindi si accorcia tantissimo il tempo per l'arrivo, mentre prima c'era 20-30 minuti di tempo, adesso sono 5, massimo 6 minuti di tempo per la partenza, arrivano in tempo reale e atterrano anche in zone scarsamente illuminate. Grazie ad un visore notturno, l'elisoccorso Pegaso potrà atterrare di notte anche su superfici non illuminate. Questa è l'importante novità attivata dalla centrale dell'emergenza urgenza in merito all'elicottero del 118, un servizio che interesserà anche la provincia di Arezzo. La cosa migliore che potremo fare ai nostri cittadini è quello di ospitalizzarli in tempi più rapidi e nell'ospedale più idoneo, non su quello più vicino, cioè nell'ospedale dove comunque avranno delle risposte migliori. E questo è un passo in avanti importantissimo. Come vedete, la tecnologia al servizio dell'emergenza è fondamentale e quindi noi la sfruttiamo al massimo a questo punto qua e mettiamo in sicurezza soprattutto le unità più isolate. Quindi l'equità per l'emergenza si fa anche in questo modo, cioè pensando a chi comunque è in posti più disagiati, dove il soccorso arriva più tardi, ma con visori notturni e elicottero potremo in qualche modo questo gap ridurlo. La base di Grosseto è stata la prima in Toscana a servirsi di questo strumento. Il dispositivo è costituito da una sorta di occhiali che, indossati sul casco del pilota, amplificano i segnali luminosi, consentendo la visione notturna. Impiegati dapprima in campo militare, adesso sono stati adottati anche nel settore civile. I piloti hanno già fatto il loro addestramento, i medici e gli infermieri che ancora devono usarli hanno fatto il loro addestramento e dal 21 dicembre sono operativi. Quindi noi continuiamo ancora a fare ricognizione sulle zone remote, quindi noi continueremo ancora a lavorare finché mapperemo tutta la nostra provincia d'Arezzo e in ogni luogo avremo la possibilità di avere almeno uno o due siti di atterraggio NVG.